È giunto il momento di guardare i vostri bellissimi disegni in occasione della sfida che ho lanciato recentemente, e cioè quella della Pelato HTT, già, in cui vi ho chiesto di disegnare soltanto personaggi pelati o rasati. E quindi non vedo l'ora di vederli, anche perché non vedo l'ora di vedere il futuro che mi aspetta. Che cosa triste. Iniziamo con... no, non con Procreate, con... quello che avete pubblicato con questo hashtag. Oh, bellissimo, bellissimo. Mamma mia, che bello. Che bello, io adoro i disegni di Artene. Artene è un'illustratrice veramente bravissima, talentosissima, giovanissima, è veramente molto 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 bello. Mi piace tantissimo il modo in cui ha reso proprio il personaggio, il character design del personaggio, con questi, con queste forme così anche spigolose, geometriche, e anche queste luci e ombre spigolose. È veramente molto 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 stiloso, anche questo collo così fino e lungo, e questo sguardo invece così sottile, e le labbra carnose. È veramente bellissimo, mi piace veramente tantissimo. Bello, 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 bello. Infatti ho messo un cuoricino. Poi, prossimo disegno, Kikaila Staff, bellissimo. Mi piace veramente un sacco. Sì, 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 sì. Molto caratteristico. E soprattutto mi piace il tratto. Il tratto è pur sempre un bozzetto, però il tratto è molto morbido, molto spesso, morbido. E le pose anche molto naturali, anche insieme alle espressioni. Bello, bello. Poi, oh, questo qua è molto interessante, molto particolare. Abbassiamo un pochino la luminosità, perché altrimenti non vedete niente. Molto particolare. Anche qui mi piace lo stile, è molto stiloso. Il tratto spigoloso e spesso lo fa sembrare quasi come il tratto di alcuni cartoni animati vecchi che davano su Cartoon Network. Non so, tipo Dexter o i Fantagenitori. Mi piace molto, e soprattutto mi piace anche il fatto che avevo già visto che qui aveva messo tipo una specie di scheda tecnica del personaggio. E questa qua è una cosa molto bella, perché spesso le persone disegnano un personaggio ma non si soffermano molto su quello che potrebbe essere il carattere del personaggio, o anche banalmente il suo nome. Invece andare un po' più a fondo e creare il mondo dietro al personaggio aiuta anche a conoscerlo meglio, e nel caso anche ad aggiungere un po' di dettagli e particolari per far sì che possa essere coerente con la sua storia. In questo caso Andrea ha 20 anni, il padre è marocchino, la mamma è siciliano, siciliana, non binary, ama dipingere, si è rasato per comodità. Si è rasato, sì certo, si è rasato per comodità Andrea, e non perché era il suo triste destino. Ascolta i rovere. Salutiamo Nelson, se sta guardando questo video, ciao. Fun fact, i colori usati sono anche quelli maggiormente presenti nella mia stanza. Molto molto bello questo background. E mi piace anche il fatto che pian piano, con il tempo, si stia anche... come dire, stiano uscendo fuori anche personaggi di questo tipo, appunto non binary o gender fluid, insomma si sta ampliando la gamma di personalità con cui si può inserire all'interno dei propri personaggi. E quindi mi piace moltissimo. Oh, bello! Di questo mi piacciono molto i colori, il contrasto così tra questo verde dello sfondo e questo arancione molto acceso, e dà questo senso molto di, non so, etnico, sì, 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 molto etnico. Sembra poi con questa texture così dietro, sembra quasi anche uno scenario che richiama la giungla, quindi queste qua sembrano le foglie, le grandi foglie di una giungla. Molto bello. E anche l'espressione così rilassata, con questo make-up che fa molto contrasto con la pelle scura, quindi questo make-up chiaro, con questo giallo che riprende anche i dettagli dell'orecchino e della collana. Mi piace. Molto bello. Tutto mi piacino. Oh, questo è molto, 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 molto crudo. Mi piace il fatto che credo siano state utilizzate delle matite colorate, si vede che insomma è stato utilizzato un media tradizionale, e mi piace moltissimo appunto questo tratto così anche un pochino sporco, grezzo, ecco, un tratto grezzo, e fa trasparire molto anche della personalità del personaggio. Insomma, vedere un tratto così grezzo con queste luci molto, queste ombre scavate, anche aver utilizzato delle matite colorate in questo modo ci dà modo di capire un po' di più anche la personalità del personaggio. Non so, almeno questo è quello che sento io.
molto bello, soprattutto anche questo piccolo dettaglino, questo dettaglio qui sull'orecchio, molto stiloso. Oh, ma qui qui riconosco qualcosa di molto particolare, e cioè una palette. Infatti, eccola. Questo qua è sia un disegno per questa challenge, sia un disegno per l'altra challenge che ho fatto, dove avevo detto di guardare, di fare dei disegni utilizzando questa specifica palette. Se non avete visto me che commento i disegni fatti durante questa challenge, vi lascio alla fine del video un altro video in cui li vado a commentare. Comunque mi piace molto, molto molto bello. Mi dà un non so che di, non so, delle vibes un po' da personaggio un po' corrotto dall'oscurità. Sarà appunto per questo occhio che va a formare anche il corvo, l'occhio del corvo, e lo sguardo così non proprio sereno, ecco, sembra preoccupato. Non so, mi sembra che possa nascondere una qualche specie di tipo maledizione. Boh, non so, questo personaggio è afflitto da qualcosa. Però, boh, bello, 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 bello. Un consiglio, se posso darlo, è attenzione alle luci e le ombre. In questo caso le luci e le ombre sono molto 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 sfumate, e si rischia, facendo luci e ombre sfumate, di non andare a definire al meglio la tridimensionalità del disegno, in questo caso del personaggio o del volto. Quindi provate sempre a fare questo esercizio, cioè di fare luci e ombre senza utilizzare un pennello sfumato, senza sfumino, semplicemente a delineando le luci e le ombre attraverso le zone, e poi successivamente, prendendo uno sfumino, andare a sfumare. Questo vi dà modo di avere controllo sulle parti che volete sfumare, che dovete sfumare, invece di utilizzare un pennello sfumato e sfumare in generale tutto. Poi nel frattempo qui fuori stanno... che stanno facendo? Stanno grattando la finestra. Ora gli gratto la faccia. Allora, oh, questo qua è anche molto carino. Mi piace il dettaglino delle unghie colorate di nero, che devo dire è una cosa che mi attira. Cioè, queste mani me le immagino con lo smalto nero, anche se lo smalto nero, non so, va veramente a costruire in modo molto molto netto il tuo look. Cioè, non so, è una scelta di look molto forte, lo smalto nero. Però vabbè, in questo caso mi piace moltissimo. Il colore mi sembra dato con uno di quei programmi che colorano in automatico i disegni, o sbaglio? Quei programmi che hanno un'intelligenza artificiale che gli dà il disegno in bianco e nero e lo colora un po'. Non so se mi sbaglio, me lo ricorda perché ci ho fatto un video sopra in cui utilizzavo proprio un programma che ora non mi ricordo, ma nel caso vi lascio il link alla fine di questo video per andarlo a vedere. E sì, cioè mi dà questo senso, non so, nel caso andate a vedere il video, insomma, se volete saperne di più. Poi, ma questo qua l'ho già visto, questo qua mi sembra di averlo già visto, abbasso un po' la luminosità perché non si vede niente. Questo è un personaggio di Yu-Gi-Oh! Mi sembra, infatti eccole, ha le carte qui, mamma mia, faceva veramente tantissima impressione, è proprio un... panca bestia, mamma mia, con tutti i piercing in faccia, questa vena. Però riguardandola adesso, cioè mi ha sbloccato un ricordo di quando guardavo Yu-Gi-Oh! In TV. Molto bello, mi piace come è stato realizzato. È stata usata sicuramente una penna per inchiostrarlo, perché riconosco il tratto. Bello bello, metto un mi piace. Poi, oh bello, ogni video Non riesco a farne a meno. In ogni video io, appena guardo un nuovo disegno, faccio oh! Ci vorrebbe proprio la compilation di tutti yo! Ah! Oh! Che ho fatto durante tutti questi video. Comunque, oh! Anche questo qua mi piace molto. Mi piace molto la dinamicità della posa, anche, che è stata volutamente stilizzata, perché comunque le proporzioni non sono proprio realistiche. Queste gambe così che fanno... più che proporzioni, le forme, ecco, sono state stilizzate le forme, con questo pantalone un po' a zampa di cavallo, con questa scarpa enorme, gigante davanti, che simula anche un po' la prospettiva, ma non proprio, nel senso, sembra proprio che siano anche dei piedi molto grandi, molto grossi, e mi piace soprattutto la naturalezza anche dell'espressione, sì. Sì, mi dà delle belle vibes, ha rappresentato bene
il sentimento dietro questo disegno, che mi sembra molto gioioso, vivace, di questa persona che canta e balla. E quindi, bel lavoro, metto un mi piace. Poi, anche in questo caso, bello, bello, bello. Mi piace, come ho detto, che si sta ampliando la gamma di personalità che si vedono, diciamo, rappresentate attraverso i propri disegni. In questo caso rappresentare non soltanto un personaggio rasato, ma anche con la vitiligine è molto caratteristico. La vitiligine è, non so, vabbè, per chi non lo sapesse, ma credo che tutti lo sa. Da quando Michael Jackson si è schiarito, tutti sanno che cos'è la vitiligine. Anche se effettivamente molti ragazzi che potrebbero seguirmi magari, mamma mia, non hanno neanche vissuto il periodo Michael Jackson. Cavolo, mi sento così vecchio. Però vabbè, la vitiligine è quando la pelle ti si schiarisce a macchie, a zone. Non so se è considerata una malattia della pelle, possibile, non lo so, non sono un medico, quindi non voglio dire cavolate. Però anche il dettaglio della pelle qui che si è schiarita a forma di cuore, bello, mi piace. Infatti credo che questo aspetto qui della vitiligine sia entrato un po' più nell'ordinario dal momento in cui nel campo della moda hanno iniziato a prendere ragazze anche con questo genere di caratteristiche. Sì, lo vedo spesso, soprattutto nel campo della moda. Poi, ovviamente impelato a HTT non poteva mancare Kama. Kama, eccolo qui, eccolo qui. Anche se qui non si vede che è pelato, eh? Non si vede perché è vestito da Teletubbies. Però, che cos'è questo? Che cos'è questo? Questo è Kama con un ciuffo di capelli. Ma è impossibile. Kama con un ciuffo di capelli è fantascienza. E infatti gli hanno messo anche un corno colorato, giusto per dire che, insomma, non può esistere. Allora, andiamo avanti. Oh, bello, bello, bello. Che cos'è? Pelato HTT in un anime con lo stile degli anni 90. Effettivamente sembra proprio un cartone degli anni 90. Sì, questa colorazione anche un po' sbiadita. Sì, questa, anche la linea ha un po' di aberrazione cromatica, non lo so, ha perso un po' di qualità. E anche lo stile del disegno sembra proprio un anime. E chi è questo? Sembra anche un po' Kama, eh? Potrebbe essere Kama questo. Poi, oh, questo ha un carattere molto forte. Che cos'è? Brother Knarr. Ecco, già avergli dato un nome, Brother Knarr, cioè, è interessante perché ora so che è un fratello. Quindi, il fratello di chi? Mi viene in mente proprio un contesto fantasy dove il fratello, ora in questo caso qui sembra anche un po' posseduto, sembra che ne ha passate di un sacco, cioè sembra che, non so, come se dovessi immaginarmi una storia, mi immaginerei il protagonista che aveva un fratello, ma non so, non c'è più perché c'è stato un incidente e nel corso della sua avventura a un certo punto se lo ritrova davanti che è soggiogato da un qualche potere, eccetera, ed è ritornato in vita, ma in queste condizioni è malvagio. Ecco, è molto bello. Cioè, semplicemente guardando questo disegno non avrei potuto, diciamo, inventarmi così di sana pianta un contesto di questo tipo. Ma dopo aver letto Brother Knarr, ecco lì che la fantasia entra in moto. E secondo me mettere in moto la fantasia quando si disegna è una cosa molto importante. È anche un grandissimo esercizio. Molto bello, mi piace. Poi, questo è molto stiloso, molto molto stiloso, è un po' storto, ma secondo me parte anche un po' del fascino. Anche in questo caso bisogna fare un po' di distinzioni, diciamo. Ora, è storto, però potrebbe essere considerato un errore, dipende se è stato fatto con coscienza oppure no. Quindi mi raccomando, ricordatevi che nel momento in cui bisogna fare un personaggio in piedi, c'è proprio la regolina, e cioè che bisogna tracciare una linea dal centro qui e deve andare a toccare, diciamo, all'interno del proprio asse. Magari ci faccio, ora non ve lo so spiegare molto bene, però magari ci faccio un tutorial prossimamente sempre su questo canale. Nel caso vi invito a iscrivervi per non perdervelo. Però in questo caso, come dire, se è stato fatto apposta, è comunque abbastanza stilosa. Mi sembra proprio come se fosse una figura strana, ecco, una figura strana, così storta. Se fosse stato così a fare una curva, semplicemente sarebbe stato un po' impettito. Ma in questo caso vederlo così storto
Non so, è particolare. È particolare. Bellissimo questo. Usando... Che cosa è stato usato? Matite, credo. Sì, credo matite o... è anche un pochino sporco, quindi forse è stato utilizzato anche un po' di carboncino. Non lo so, non vorrei dire cavolate. Però mi piace moltissimo perché è molto grezzo, molto sporco, ma allo stesso tempo delicato. Perché questo volto qui è molto, molto, molto delicato. Questi dettagli ben fatti, questi occhi, le labbra... Veramente molto bella questa parte qui. Mi raccomando, attenzione a non fare una cosa, o almeno se la fate, come vi dicevo, dovete farla volontariamente e non perché vi siete ritrovati a farla. Si tende a dare maggiore importanza e quindi a impiegare molto più tempo in dettagli e, a rifinire le parti che reputiamo più importanti del disegno, tralasciando ovviamente quelle che reputiamo meno importanti, che si allontanano. È un po' come se, non so, quando mettiamo a fuoco un oggetto, mettiamo tanto tanto a fuoco la parte centrale che stiamo guardando, molto importante, e sempre meno quelle che si vanno ad allontanare o quelle in cui siamo un po' più insicuri. Quindi mi raccomando, se è una scelta, e cioè un modo per veicolare l'attenzione dello spettatore verso un punto specifico senza permettergli di distrarsi, allora ok. Invece, nel caso contrario, dedicate un po' più di attenzione anche al resto del disegno. E basta, questo qua comunque molto bello. Questo qua è molto esotico. È un alieno, fai vedere? Sì, sì. Mi piace moltissimo il taglio di luce che è stato aggiunto qui, che gli dà molta tridimensionalità. In questo caso però questa tridimensionalità è un po' smorzata, da questa traccia bianca che si fa tutto quanto il contorno del personaggio, perché essendo un disegno scuro su uno sfondo scuro, capisco che sia stata fatta questa scelta per cercare di metterlo in risalto. Però attenzione, perché una traccia così su tutto il perimetro rischia di appiattirlo anche, perché dà quella sensazione tipo un po' di adesivo, non so se avete presente, sembra un po' un adesivo, e quindi si va anche un po' ad annullare questo taglio di luce che è stato messo, molto molto bello, che potrebbe dare molta tridimensionalità, ma che non è valorizzato perché è sulla stessa, diciamo, in questa zona c'è comunque la traccia bianca, e in più la traccia bianca è presente in tutto il disegno, andando un po' ad appiattire. Però per il resto mi piace molto il character design. Poi infatti elargiamo un po' di affetto, cuoricini ovunque, cavolo. Bellissimo, bellissimo, mamma mia, questo qua, ma questo è proprio bello. Mi piace un sacco, Filippa sei bravissima, wow. Filippa Villelmi, andate tutti quanti a seguirla perché è veramente bravissima. Oh, questo qua è un ridisegnare, un do this in your style di quest'artista. Questo artista è molto bello. Come si chiama? Non lo seguivo. Grazie Filippa per avermelo fatto scoprire. Bello, bello. Mi piace un sacco. Scusa, ma me lo salvo. Nel caso seguite anche Onyemdiolik. Sta qui, insomma, lo leggete se sapete leggere. Quindi salvo su foto. Perfetto, ma torniamo a noi, a Filippa e al disegno che ha fatto. Questo disegno è veramente bello. Mi piacciono i colori, anche così tenui, un po' tendenti al celeste, non so, sì, un po' al celeste, al grigiolino celeste desaturato. Mi piace soprattutto il character design, questa ragazza così leggera, così fragile, che però sembra anche un po' regale perché ha questa corona e questa aureola gigante, diciamo, che si tiene così davanti al viso. Non so se l'idea di per sé magari è stata presa da qualche altra parte, ma nel caso comunque, cioè se così non fosse, comunque bellissima inventiva, bellissima idea, ma anche se fosse, ottima la realizzazione. Anche la posa delle mani così delicata che se la tiene, proprio bello, 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 bello. Mi piace tantissimo, perfetto. Infatti me l'ero anche salvato, anzi no, questi qua, sì vabbè, questi qua me li sono salvati tutti quanti, però questo qua, anzi, faccio anche uno screen perché mi piace proprio tantissimo. Poi, che cos'è questo? Ma è Trump?
È Trump che guarda il parrucchino. È stato fatto con l'idea di fare Trump, credo. Cioè, non ce lo vedo soltanto io, no? È palesemente Trump. Fatemelo sapere nei commenti. Comunque è bellissima l'idea. Anche questo è molto stiloso. Questo mi piace proprio il fatto di aver preso un personaggio e averlo ridotto nelle sue forme più semplici. Nel momento in cui si inizia a fare questo, esce fuori molto, molto stile, diciamo, all'interno del disegno. Nel momento in cui un braccio non è soltanto un braccio, ma è un braccio stilizzato attraverso una serie di forme geometriche o comunque che si distorce sulla base di queste forme. In questo caso aver preso il volto, aver fatto un ovale, aver preso il suo corpo ed è un altro ovale. Quindi molto, molto carina, soprattutto l'espressione è molto simpatica, questi occhi molto grandi ma chiusi, quindi dà anche un'idea del carattere del personaggio, che è molto mite, gli occhiali, quindi è riflessivo, sì, e questi occhialini piccoli, 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 sì, molto bello. Questo qua anche è molto bello, e anzi avevo letto, sì, prima di giudicare è il primo disegno che faccio in digitale, quindi oh, complimenti, perché è veramente un bel disegno. Abbasso un po' la luminosità, questi disegni chiari danno sempre un po' di problemi. È molto 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 bello, mi piace soprattutto la scelta di fare queste, come dire, la linea della fronte, che va quindi a descrivere, come dire, il fatto che il personaggio non è proprio pelato ma è rasato, perché se non avesse avuto questa linea il personaggio sarebbe stato semplicemente pelato. Invece con questa linea è anche una leggera gradazione, ma proprio diversa, leggermente diversa rispetto alla pelle, suggerisce che sia rasato e che quindi i capelli siano chiari, e mi piace molto l'accostamento rasato capelli chiari. Questo è bellissimo, questo mi piace un sacco. Vabbè, non è proprio non è proprio pelato, perché è fatto di roccia, diciamo. Però mi piace soprattutto il contesto in cui è stato inserito. Non si vedono sempre disegni di sfondi. Ecco, in questo caso la cosa che mi piace è proprio il fatto di vedere così tanti dettagli sullo sfondo. Anche questa scelta di far vedere il sotto dell'acqua e anche il sopra, dividendolo dalla linea dell'acqua, è una scelta molto 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 bella. E anche queste nuvole così stilizzate in fondo mi piace tantissimo. Soprattutto mi piacciono i colori sono stati selezionati molto bene, sono tutti un po' tenui e quindi ben amalgamati tra loro. Bello bello bello, mi piace un sacco. The Druid Draws, bravissimo, andate a seguirlo. Poi, oh, wow, questo è un personaggio veramente duro. Che cosa ha fatto? Si è appena tagliato un braccio. È incredibile. E allora, analizziamolo, perché c'è tanto da dire al riguardo. Intanto non c'è scritto niente, quindi mi avrebbe fatto piacere vedere un po' di storia anche qui. Cioè, è un modo per contestualizzare le scelte che sono state fatte, capito? La prima cosa che mi domando è come mai non ha un braccio, cioè come mai se lo è appena tagliato, capito? Come mai ha questo sguardo così così serio, è all'interno, è nel bel mezzo di un combattimento, è una guerriera? Queste qua sono tutte domande che sarebbe bello, insomma, a cui sarebbe bello dare risposta. Quindi mi piace molto la proporzione anche del personaggio, questa vitina molto stretta, ma queste gambe molto spesse, grosse, insomma, è pur sempre una guerriera, quindi ha una fisionomia molto muscolosa, diciamo. E l'unica cosa, attenzione a questa parte qui del viso e del collo. Ha il viso rivolto verso il basso, no? Il collo però è molto allungato ed è, diciamo, slanciato verso l'alto. Ora, una cosa che si tende a fare per poter abbassare il viso in questo modo è anche leggermente andare avanti un po' con il collo, capito? Cioè andare a coprire un po' il collo. È come se ci si protendesse un po' in avanti nel momento in cui si vuole abbassare il viso, avendo comunque una posizione naturale. In questo caso, per poter abbassare il viso così e tenere il collo così dritto, vuol dire che cioè è una posizione molto molto forzata, se non addirittura in questo caso un po' impossibile. Quindi attenzione in questo caso. Basterebbe semplicemente prendere questo viso e
abbassarlo un po' per fare in modo di coprire un po' la porzione di collo e quindi suggerire che insomma sia un po' proteso in avanti. Ma andiamo avanti. Questo sembra, mi sembra tanto un robot. Sembra un robot. Non so che cosa è che mi suggerisce il fatto che possa essere un robot. Forse o una bambola. Ecco, mi sembra una bambola. Sarà forse per il fatto che sembra un po' senza sentimenti. Sembra, e poi anche questo dettaglio sul volto e anche il fatto di non avere capelli dà un po' il senso di bambola con questo vestito. È un po' come se gli si dovesse mettere la parrucca, diciamo. Però anche qui sarebbe bello vedere un po' di contesto, un po' di storia, tipo come mai ha questa cicatrice, come mai ha questo dettaglio qui. Ecco, un motivo importante per cui sarebbe il caso di pensare sempre al porsi delle domande nel momento in cui si crea un disegno, si crea un personaggio, è sempre per poter entrare nel suo mondo e dare una giusta motivazione ad ogni scelta. Per esempio, appunto, come mai ha questo dettaglio qui? Magari è solo ornamentale, quindi potrebbe essere soltanto un ornamento del personaggio, o è un aggeggio che ha una qualche utilità, perché magari è veramente un robot, è veramente una bambola. Se è ornamentale, uno, diciamo, in base a questo uno capisce anche come poter andare avanti con il character design del personaggio, perché se è una scelta ornamentale e quindi una scelta del personaggio soltanto estetica, allora il resto ovviamente deve essere in linea con quella scelta. E quindi anche il fatto di vedere così tanti piccoli dettaglini gialli, dorati qui, e vedere gli stessi dettaglini qui, eccetera, e anche qui, mi dà l'idea che possa essere una scelta estetica, però è proprio incastonata nel cervello, cavolo. Quindi insomma, fatevi un po' di domande mentre disegnate, perché anche in questo caso, mentre guardiamo i disegni, sarebbe bello andare a scoprire un po' di più cosa si cela dietro ai vostri personaggi. Bello, bello, bello. Anche questo mi piace molto. Mi piace molto come è stata posizionata la luce all'interno di questa illustrazione, che non è una cosa scontata, se andiamo a vedere questo disegno, notiamo che il disegno non ha linee, non ha contorni, e il motivo per cui riusciamo a identificare comunque un volto, gli occhi, il naso, la bocca, le mani, è perché c'è una fonte luminosa che va quindi a illuminare il personaggio e a delineare le forme attraverso il contrasto tra luce e ombre. Infatti, se andiamo a vedere qua, il disegno che è stato realizzato direttamente attraverso la costruzione di queste forme di luci e ombre, in cui poi, dove poi andando a enfatizzare tutto quanto con una forte fonte luminosa, si è andato a creare questa illustrazione qui. Molto bella, mi piace un sacco. Si vede che qui c'è molta conoscenza soprattutto anche dell'utilizzo delle luci e delle ombre, ma anche delle forme, della tridimensionalità di un volto. Cioè, sembra scavato veramente come se fosse in 3D, diciamo. E questo è molto molto bello. Bellissimo, mi piace. Io sono Nati, andate a seguirla, è molto molto brava. Bellissimo. Anche questo è molto bello. Mi piace il tratto così spesso. Anche qui però attenzione, perché è un attimo, insomma, che quella... quella caratteristica che magari può sembrare, può essere una scelta di stile, in realtà è soltanto un qualcosa di inconsapevole su cui bisogna andare a lavorare per averne il controllo. In questo caso dico ok, mi piace molto il tratto, che è molto spesso e molto morbido, però attenzione, perché il tratto ha un potere molto forte all'interno dei disegni. Il tratto porta in avanti dei soggetti e indietro degli altri, quindi può creare anche delle differenze di profondità all'interno del disegno, può veicolare l'attenzione del pubblico su un aspetto piuttosto che su un altro. E quindi avere consapevolezza e soprattutto controllo del tratto può essere utilizzato, diciamo, come un'arma a nostro favore. In questo caso, per esempio, una cosa che noto è il tratto è molto spesso, è molto modulato, però
qui è particolarmente spesso rispetto al tratto utilizzato sul volto. Quindi io, per esempio, da spettatore, la prima cosa che vado a notare guardando questo disegno è che sono maggiormente attratto a livello visivo da questa parte qui, perché ha un contorno più spesso, quindi è più sembra più rilevante, diciamo, sembra ha un peso, è più pesante, diciamo, a livello dello sguardo, e quindi il volto va un po' in secondo piano. Quindi, come dire, se vi piace come scelta stilistica questa qui del avere un tratto sinuoso, morbido, spesso, comunque cercate di studiarlo per averne il controllo e far sì di mettere in risalto le cose che vanno messe in risalto, o comunque di non fare errori del tipo errori che possano distrarre l'occhio dello spettatore dove in realtà non vogliamo che vada. Però per il resto mi piace. Cosa sono questi? Drawing idea. Ho partecipato alla sfida. Mentre disegnavo pensavo, chi ancora potrebbe essere pelato? Certamente gli alieni. Ma dai. Sono una razza siriana famosi nella nostra galassia per la loro avanzatissima tecnologia e per il loro buon umore. Che bello, se tutti gli alieni fossero così. Tutti belli, di buon umore, mentre noi ogni volta che pensiamo agli alieni pensiamo a quelli che vengono qui per invaderci e distruggerci tutto. Mi piace un sacco, sembra la copertina di un film degli anni 80, degli anni 90, non so, un telefilm degli anni 90, tipo Io e i miei amici alieni. Molto bello. Questo è uno stile molto particolare. Ecco, in questo caso vedo che in generale un po' tutto quanto il contorno del personaggio è molto spesso. Quindi, come dire, c'è un po' più di equilibrio. C'è un po' più di equilibrio nel peso che ha sull'occhio. A parte questo. Ecco, questo qua è molto sottile, molto molto sottile, quasi sparisce. Quindi forse l'avrei reso un po' più spesso, per evitare, insomma, che possano esserci parti un po' con un peso minore. Però per il resto, ecco, qui si è fatta una scelta molto, molto radicale, cioè prendere tutto quanto e rappresentarlo con forme, con questo tratto veramente molto modulato, molto spesso. Sembra, mi ricorda anche in questo caso alcuni cartoni che vedevo un po' su Cartoon Network. Però, essendo così forte, è anche molto incisivo. Mi raccomando, nel caso però, attenzione soltanto a equilibrare sempre nel migliore dei modi questa scelta di cambi di line art, insomma, questa modulazione, ecco, perché gli aspetti, diciamo, dove vedo che ci sono un po' più di criticità sono questo che è molto sottile, questo che è particolarmente spesso. Uno deve andare a vedere sempre, diciamo, qual è il punto più sottile e qual è il punto più spesso, e se ci sono soltanto, che ne so, in tutto il disegno un unico punto in cui è così sottile o un unico punto in cui è così spesso, allora bisogna vedere un attimo come equilibrare la cosa. Per esempio, una cosa che noto è che qui è molto spesso e qui è molto spesso, e quindi per equilibrare la cosa forse avrei reso anche questa parte un po' più spessa, non lo so, o semplicemente avrei reso meno spesso questo qua per equilibrarlo un po' a questa parte qua. Vabbè, giochi di spessori, però molto bello. Vediamo cosa mi immagino guardando questo disegno. Vediamo se prima c'è scritto qualcosa. No, quindi ho spazio all'immaginazione. Mi immagino questa regina. Ecco, sembra la regina su un trono, però sembra una regina cattiva. Sì, una regina che, capito, se gli gira ti prende, ti mette in prigione, insomma. E però mi piace molto lo sguardo. In questo caso gli occhi sono molto vicini, ecco, è una cosa che noto. Può essere una caratteristica del personaggio, non lo so, può non esserlo, dipende se anche qui è stata fatta una scelta volontaria o no. L'unica cosa, mi raccomando, se per esempio questa qua è stata fatta una scelta ponderata, poi questo personaggio dovrà sempre avere gli occhi vicini, quindi non potranno allontanarsi. Quindi anche in questo caso, nel momento in cui andate a
a realizzare un personaggio, a realizzare anche un po' il suo contesto, la sua storia, eccetera, magari è il caso anche di fare più disegni di quel personaggio, prima di realizzare l'illustrazione proprio, prima di colorarla, eccetera, di realizzare un viso di quel personaggio visto da davanti, visto di profilo, visto un po' di tre quarti, con qualche espressione, così da poter fissare nella propria mente le caratteristiche di quel personaggio ed evitare magari situazioni come queste dove magari in un po' di incertezza uno ha avvicinato gli occhi ma poi successivamente, non avendo diciamo identificato questo chiaramente come una delle sue caratteristiche, se lo si va a disegnare in un'altra posa o comunque in un'altra angolazione, magari questo aspetto qui è un aspetto di quelli che va andrebbe a cambiare, che potrebbe cambiare senza che ce ne accorgiamo. Però per il resto mi piace soprattutto il dettaglio dei vestiti, molto regali, e anche questa caratteristica qui dei capelli rasati con questo pattern ondulato, molto bello. Bello bello, questo qua mi piacciono le forme. Sì, mi piacciono le forme così tondeggianti, ecco, questa forma qui, quest'altra qui, è molto armonioso, è molto morbido, e anche questo dettaglio qui dell'occhio di un altro colore, anche qui però attenzione, cioè a motivare i dettagli, perché una delle cose diciamo anche un po' più brutte, diciamo, dell'andare a creare un personaggio, no? È quando non si, come dire, si inseriscono dettagli all'interno dell'illustrazione, quindi si inseriscono particolari del personaggio soltanto per non renderlo banale, capito? Nel senso, in questo caso, vabbè, non è che deve esserci per forza una motivazione, potrebbe essere anche semplicemente nata così. Però attenzione a non voler inserire a forza cose per rendere il nostro personaggio particolare, perché a renderlo particolare è tutto il contesto anche in relazione a quei dettagli. In questo caso l'unica cosa che noto un po' è attenzione qui a questa mandibola, diciamo, a come si chiama? Sì, la mandibola. Questa mandibola qua, che se uno va a tirare questa linea fino all'orecchio è molto squadrata, è molto allungata, invece in questo caso mi veniva da, diciamo, farla un po' più morbida, perché qui comunque è morbido, un po' più morbida, e far partire l'orecchio, diciamo, da qui. L'orecchio è comunque molto basso, ma potrebbe essere una scelta stilistica, cioè nel senso l'orecchio dovrebbe stare più o meno qua, invece così ce l'ha proprio sulla base del collo. Però se è una scelta consapevole, ok, mi ripeto un sacco, se è stato fatto apposta, ok, se no l'orecchio dovrebbe andare tipo partire da qui. Ma Questo, ma lo vedete anche voi, no? Cioè, non ci posso credere, questo è Salvatore Ranzulla. è Salvatore Ranzulla. Che salutiamo, perché so che segue i nostri canali, il mio canale è quello di Francesca. E non sto scherzando, ogni volta che ne so, parliamo di, ah sì, salutiamo Barack Obama, che sicuramente segue il nostro canale. No, Salvatore Ranzulla lo segue sul serio, ogni tanto ci ha anche commentato, quindi... Però, insomma, fatemi sapere se anche voi ce lo vedete. Vedo proprio, non so, lo sguardo pieno di sapere, ecco. Sì, è sicuramente lui. E ora arriviamo all'ultimo disegno, che è questo qui, che è molto simpatico. Ed è simpatico soprattutto perché, per quello che è stato scritto, cioè questo è un uomo, solo che da quando si è tolto l'anima è diventato un burattino. Vedete come un disegno diventa molto più molto più interessante nel momento in cui si dà questo genere di contesto, capito? Un disegno così ovviamente è di un ragazzo che ancora ha le prime armi, che ha disegnato su un foglio a righe. No, non disegnate sui fogli a righe, perché anche i disegni più belli sui fogli a righe vengono un po' svalorizzati, diciamo. Però, appunto, ovviamente ci sono un po' di problemi di proporzioni, è tutto molto nella fase iniziale in cui si inizia a disegnare, ma per il resto, appunto, è sicuramente un bel disegno, ma il contesto lo rende speciale. Mi immagino nel momento in cui uno guarda un disegno e ci vede qualcosa, capito? Ci intravede una storia, gli trasmette qualcosa, ecco, un sentimento, una storia, quello che è, e in quel momento il disegno sta andando nella direzione giusta, diciamo, capito? Non è soltanto un disegno fine a se stesso, ma è una forma di comunicazione, ecco. E in questo caso il fatto che mi abbia comunicato questo
come dire, questa pillola di storia in cui l'uomo si è tolto l'anima ed è diventato un burattino. Non è che gli è stata strappata via, se l'è tolta. Dà spazio a tantissime altre domande. Perché se l'è tolta? Come mai? Capito? E ora da burattino come vive la sua vita? Se c'è un burattino, ci sarà anche ci sarà anche qualcuno che sa parlare? Ci sarà anche però un burattinaio? Bello. Bello, mi piace veramente un sacco. Per il resto comunque io ringrazio anche tutte le persone ovviamente che hanno partecipato alla Pelato HTT. Quanto mi fa ridere sta cosa che sia Pelato HTT. Quindi le facciamo vedere un po' tutte quante. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e mi raccomando iscrivetevi a questo canale per non perdervi le prossime sfide. E anzi, potremmo lanciare la prossima sfida già adesso. Vediamo, fammici pensare. La prossima volta vorrei vedere i vostri disegni a tema paura. Già, paura. Ma non soltanto, diciamo, dal punto di vista tipo mostri o cose di questo genere, ma più da un punto di vista personale. Ecco, paura, timori, insicurezze. Cercate di rappresentare o un personaggio che incarna questo tema, o che è, come dire, in una situazione in cui sta affrontando questo tema, qualche paura, qualche insicurezza, o rappresentando un'illustrazione che possa descrivere quella che per voi, quello che per voi è il significato di paura, timore o insicurezza. Quindi, nel caso, pubblicate il vostro disegno su Instagram con l'hashtag paura HTT. E per il resto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Oh.